Benvenuti e ben ritrovati. È il 27 di agosto, siamo alla trasmissione di Che cosa stiamo parlando. Io sono Miro Cortini e 15 giorni fa ci siamo lasciati con l'augurio di buon Ferragosto. Speriamo che sia stato così per tutti voi. Questa trasmissione è una trasmissione un po' pretenziosa, diciamo, nel senso che cercheremo di parlare, di affrontare cose che se ne sente parlare continuamente. Noi cercheremo di dare un taglio nostro, personale, di approfondimento, ma fino a un certo punto, perché per approfondire questi temi, e parliamo di big data e di social, quindi di sistemi di teoria dell'informazione, di browser, di sistemi di procedure trasmissione dati e cose di questo genere, e quindi è necessario per queste cose avere un taglio, un approfondimento specifico, molto articolato, che prende in considerazione molti aspetti, aspetti che spaziano dalla matematica, e non a caso figli di un algoritmo, fino alla scienza sociale del controllo del consenso, alla biometria, ha un discorso complessivo sicuramente sulla funzione sociale della tecnologia. E questo è un discorso che parte da lontano, ovviamente. Tecnè è una parola greca dalla quale deriva appunto il termine tecnologia, e quando io ricordo la tecnè mi viene in mente una figura mitologica, Prometeo. Prometeo chi era? Era colui, ce lo ricordiamo tutti dai libri di storia, comunque quel po' di mitologia che ognuno di noi ha letto o per interesse o comunque viene. Comunque la figura di Prometeo è una figura che viene ricordata anche, mi pare, in una delle opere di Omero, se non è l'Iliade, l'Odissea, adesso non ricordo bene. Comunque Prometeo era colui che da umano però come era Eracle, era un semidio, che però appunto nell'Olimpo degli dei ruba il segreto del fuoco, e questo è il segreto del fuoco, e lo porta agli umani. Viene scacciato dall'Olimpo e viene legato con catene a una roccia, e viene ferito, non mi ricordo se da Apollo o comunque per mano di Zeus, insomma, comunque, e il suo fegato viene continuamente, si rimargina il fegato, no? È uno di quegli organi che tagliato si rimargina, già allora lo sapevano, e quindi c'è queste aquile che continuamente gli mangiano il fegato, quindi lo feriscono continuamente. Questa è una punizione estrema. Ecco, quindi con la tecnologia bisogna essere molto attenti. Perché vi ho raccontato questa storia? Questa storia, per il richiamo, insomma, potente che c'è dietro, però ecco, la tecnologia non è la scienza, non è la filosofia, appunto, ma si poggia sui principi della scienza e della filosofia per tradurre in strumenti, elementi che servono al nostro agire umano. E fino a qui tutto bene, no? Ma tutto bene comunque, tutto bene la tecnologia che abbiamo oggi, però bisogna comunque ricordare che dietro alla tecnologia ci vuole un equilibrio e una conoscenza che ci permetta di prendere il buono della tecnologia, ma nello stesso tempo prendere anche le distanze da alcune derive che, se non noi, qualcun altro può utilizzare per dei fini
per i quali non erano state costruite. E questa è tutta la storia delle invenzioni umane, hanno questo marchio, purtroppo. I cannoni, l'invenzione dei cannoni deriva da che cosa? Guarda un po', dai tubi dell'acquedotto romano. Pare incredibile, ma è proprio così. Quindi una cosa meritoria, no? Cioè, gli acquedotti romani, l'acqua portata nelle città è una delle rivoluzioni dell'antichità, appunto, che ha permesso, fra l'altro, all'impero romano di essere dominante in tutta Europa e in tutto il mondo conosciuto. Però ecco, questa cosa qui, la forma, no? dei spezzoni dell'acquedotto, poi è stata utilizzata invece per un utilizzo bellico dal Medioevo in poi. Bene, questo per dire cosa? Che tutta la tecnologia, compresi i nostri smartphone, carissimi smartphone, e di questo vorrei parlare, appunto, negli approfondimenti sicuramente lo farò o in un'altra trasmissione, del tutto il mondo smart, che è bellissima questa parola. Smart significa in inglese letteralmente furbo, smart city, smartphone, appunto, e chi più ne ha più ne metta. Tutto è smart, ma esistono anche le smart drugs, non dimentichiamolo, le droghe furbe, quelle che si comprano su internet, per intenderci. Quindi, come vedete, appunto, ci sono sempre due, è sempre tutto, per ritornare alla mitologia, non per fare l'immagine di Giano bifronte, no? Questo personaggio che aveva due facce, sia davanti che dietro, insomma, no? È tutto, è la tecnologia, è questa roba qui, ma diciamo tutte le cose hanno un aspetto positivo e negativo, ma la tecnologia in particolare è improntata su questo, quindi saperla governare, saperla gestire e conoscerla e sapere da dove deriva è fondamentale per evitare che ne venga fatto un uso non consono al motivo per cui era stata creata. Quindi siamo tutti figli di un algoritmo. Questo è un articolo che trovate anche su Corriere.com del 2015, fra l'altro, quindi è anche datato, però ecco, mi piaceva questa cosa qui. Figli di un algoritmo perché? Perché questo Shannon, in una formula, no? Sommatoria di tutto il resto, se volete potete andare a vedere, il titolo è Siamo tutti figli di un algoritmo, core.com, del 2015, appunto. Questo Shannon ha creato questo algoritmo, che è una formula matematica, appunto, che ha permesso la creazione nel 1949, questo è avvenuto, ha permesso la costruzione e le basi della costruzione dei software e quindi del personal computer e di tutta la teoria dell'informazione. 1949, e per arrivare fino ad oggi scendiamo proprio di un gradino, molto più vicino a noi. Come io ho già detto in altre trasmissioni, sono sempre interessato agli aspetti global, cioè global and local, cioè la globalizzazione che ci sovrasta e ci incatena, secondo me, ma ci dà anche tantissime possibilità, e il locale, quello che accade accanto a noi, nella nostra quotidianità, che messi insieme ci danno degli strumenti per comprendere meglio la nostra realtà attorno a noi. Vicino a 30 metri da casa mia c'è un tabacchi, che quando è chiuso, appunto, ha la macchinetta esterna per ritirare le sigarette. Bisogna mettere la scheda, ovviamente, il codice fiscale e quant'altro. Alla fine ti chiede, per evitare, praticamente ti dice questa macchinetta, per evitare di mettere sempre la tua tessera, ti facilito, mi dai la tua impronta digitale,
la riconosciamo e così dopo potrai mettere i soldi e avere direttamente le sigarette senza doverti ricordare. Quindi è una facilitazione, no? Per un fumatore come me, no? Ma ce ne vorrà molto di tempo perché io lascio la mia impronta digitale. Questo perché? Perché basta sapere, non ci vuole tanto a capire che se io do la mia impronta digitale, io non so dove vado a finire. Non lo so, non lo sa nessuno dove va a finire, perché c'è dietro un sistema di circolazione delle informazioni che è gestito da chi? Per che cosa? Non so, non so veramente cosa dire di questo. Ecco, addirittura quando si entra in un, sempre tornando all'aspetto locale, personale, quotidiano, io vado al lavoro e ho una tessera che basta che l'appoggi perché si apre la porta. E nello stesso tempo la porta è allarmata e nello stesso tempo ci sono telecamere, perché è un'azienda privata e quindi c'è controllo, no? Giustamente. I big data come funzionano? Dalle telecamere, che sono sempre nel cloud, no? Il cloud è dove siamo tutti, la rete satellitare che è attorno a noi. Adesso forse non sono preciso tecnicamente, però insomma, sono dati che girano, sono nell'etere e quindi si combinano, c'è modo di combinare. C'è chi è molto afferrato in questo, di combinare la mia tessera con la mia faccia nel momento in cui entro alle 8 e un minuto nella mia azienda per avere informazioni su di me, perché poi magari su Facebook ho lasciato perché me lo richiedevano, o su Google perché me lo richiedevano dei dati miei, ecco, sanno già tutto di me. E come diceva qualcuno in particolare, il professor Ugo Mattei, che vi richiamo all'attenzione di un video molto molto interessante, secondo me, anche se un po' complesso, articolato e anche un po' confuso. Il professor Ugo Mattei, ricercatore, professore universitario dell'Università della California, non mi ricordo esattamente dove, e anche dell'Università di Torino. È italiano, è un giurista, però giurista economista. Giurista economico, direi, non so, e ci parla, ci dice appunto tante cose su questi social, sugli smartphone. Il titolo è per rintracciarlo, perché ce ne sono molti di lui. Anche questo è datato, non è recentissimo, però guarda un po' profetico, perché sempre di più queste cose, quelle cose dette da lui, si sono avverate, si sono incrementate, corroborate le sue informazioni con dei dati di realtà a volte anche abbastanza inquietanti. Ecco, sì, infatti lui parla anche di biometria, della possibilità tecnologica di poter, con una semplice iniezione, instillare nel sottopelle un microchip o comunque un sensore che ci permetta di individuarci, questo magari nel caso che stiamo male, siamo malati di cuore, e quindi c'è sempre l'aspetto positivo che viene messo davanti, no? Per convincerci. I tentativi in questo caso sono le tentazioni, diciamo, in questo caso sono tantissime e ci cadiamo tutti. Lui fa un esempio particolare, appunto, agitando in questa conferenza di studenti, mi pare, uno smartphone. Dice: quando vi regalano uno smartphone di nuova generazione, parla appunto di 2 o 3 anni fa, io per esempio non ce l'ho. Io ho un semplice Android 7.0 che comunque sì, è abbastanza avanzato, ma c'è molto di più. Insomma, ci sono questi smartphone ai quali non è possibile togliere la batteria. Ma guarda un po', chissà perché, non si può togliere la batteria perché questo significa disconnettersi. E
E la disconnessione ormai è diventata anche una malattia per alcune persone che non possono fare a meno appunto di essere connessi. E la disconnessione significa perdere la possibilità di avere informazioni che tu immetti in circuiti o del quale sei ricevente che vengono intercettate e utilizzate per interessi che non sono propriamente quelli per i quali tu comunichi o ricevi informazioni, comunicazioni personali, pubbliche, semipubbliche, acquisti, Amazon e tutto quanto. Tutto viene intercettato per degli utilizzi dei quali non siamo consapevoli. E infatti lui fa questa conclusione. Quando qualcuno, perché, ecco sì, quando accendi questi cellulari devi dare tutta una serie di magari ti viene regalato, come racconta lui, per Natale e tu ce l'hai lì e cosa fai? Lo accendi per farlo funzionare devi dare una serie di sono d'accordo, I agree, I agree, I agree. E tutti lo fanno perché vuoi farlo funzionare, perché se no non funziona, quindi devi fidarvi. E se tu lo facessi questa operazione qui per un qualcosa che è un tuo contratto privato che tu fai, per esempio, nel momento in cui fai un'assicurazione, ci guardi bene, no? Stai ben attento perché hai paura che ti freghi. Invece col cellulare, ah, ma se no non va, quindi I agree, e in quel momento lì sei già nella rete, appunto, nella rete. La rete metaforica. Ok, e con queste metafore potrei andare avanti perché potremmo parlare di tutti quanti noi, anch'io adesso qui su Skype sono un videoterminalista, tutti siamo videoterminalisti, però la parola finale, terminale, a me mi richiama un'altra cosa, la malattia più grave degli ultimi 400 anni. Terminale, appunto. E poi cellulare mi richiama negli anni 70 quando ero un ragazzo, il cellulare. Per noi il cellulare era la camionetta dei poliziotti quando magari facevamo una piccola manifestazione studentesca, arrivava il cellulare. È il cellulare. Cellulare, cellula, cella, la cella di Excel, la rete. Tutte cose carine, importantissime fra l'altro, dalle quali non possiamo più prescindere. Però io non mi ricordo l'origine delle parole, è per me un altro degli aspetti che curiamo in questa trasmissione, l'etimologia nel senso di non filologia approfondita, ma l'evoluzione del senso delle parole nella cultura, nei costumi. Da quando sono nati fino ad oggi. Questo è uno degli aspetti a cui teniamo moltissimo, assieme all'aspetto appunto global, local, perché pensiamo siano due strumenti importanti per capire la realtà attorno a noi e anche la nostra realtà, visto che noi stessi siamo figli di un algoritmo, appunto. Allora, vi riporto una cosa che è in questo articolo, Scusami siamo Miro, tutti. posso intervenire dalla regia? Certo, Io, perché ben stai attento facendo perché. un bel discorso, mi piace l'immagine, il video che stiamo mandando, perché dalla tua espressione quando parli proprio si capisce veramente cosa stai dicendo. Mi sono posto la domanda quando sentivo il fatto, I agree, I agree, I agree, eccetera, eccetera. Tu sai che io con Yes. l'inglese non vado d'accordo. Vabbè, con nessuna Beh, lingua, neanche con l'italiano vado d'accordo. vabbè. Però il discorso mio è questo, molto semplice. Tutte quelle leggi che fanno per difenderci oggi, tipo l'ultima che è uscita dall'Agicom, sai che adesso devi accettare, non puoi non accettare, eccetera. Sì, è così. Queste leggi permettono all'utente finale, a noi, poveri cristi, poveri mortali, che quando non accettiamo una regola che ci viene imposta dal sito web, dalla web TV, dal web radio, da chiunque sulla rete, viene imposta a questi qua di farmi continuare nella navigazione su quel sito. Perché
perché io posso dire ok, non accetto, e tu giustamente hai detto io accetto sempre, perché se no non utilizzo smartphone, non utilizzo i tablet, non utilizzo lo strumento che mi serve per andare. Ma queste leggi che noi abbiamo oggi permettono, ci permettono a noi comuni mortali dire ok, io non accetto questa tua richiesta, però io devo continuare a navigare sul tuo sito? E questa è una domanda che mi pongo sempre, questa domanda, perché dico, anch'io sono di quelli che dico io accetto, devo mettere sì perché sennò non vado avanti. Ma non c'è una legge che ci difenda, dire ok, ho la facoltà di non accettare, perché sennò diventa una costrizione, cioè sono costretto per forza, se voglio andare su quel sito devo accettare le clausole di quel sito a tutti i costi. Cioè è una domanda che io faccio anche a tutti i nostri amici che ci ascoltano, che ponetevi questa domanda che è molto importante, perché c'è un sito, l'Agicom, dove noi possiamo andare a scrivere là sopra e dire ragazzi miei, cosa state combinando? Bene. Scusa il mio intervento, grazie. Sono entrato e ti ho lasciato in video perché mi piace questa tua espressione in video. E sai che si può fare di tutto su Saiuz, sempre con rispetto, quindi puoi anche fumare. Non ti preoccupare. Grazie, che infatti è una cosa un po' scorretta per i nostri. No, io mi hanno visto fumare col sigaro sempre, quindi. Vabbè, è un po' la tensione, chiaramente. Cioè, non so, che sempre chi ho davanti, e ho un grande rispetto di chi mi ascolta. Quindi scusate la sigaretta, però cerchiamo di riannodare un po' il discorso, che ovviamente avete capito è assolutamente infinito, e io sto toccando veramente aspetti infinitesimali del problema quando si parla di big data e di tutto il discorso della teoria dalla teoria dell'informazione in poi, cioè quindi le reti, i browser. Comunque, riportando quel che dice questo signore, questo Ugo Mattei, lui ha fatto delle ricerche in quanto giurista, che è vicino alla Silicon Valley, fra l'altro, che conosce molto bene i giuristi del Massachusetts Institute of Technology, quindi il MIT, famosissimo MIT, quelli che hanno creato comunque insomma le grandi concentrazioni, uno su tutti Google insomma, per intenderci. Lui ha fatto delle ricerche e dice che non si riesce a capire qual è l'algoritmo, non lo dichiarano, perché poi ci sono stati come la Germania che ha chiesto a Google direttamente di svelare l'algoritmo con il quale lui riesce a essere così pervasivo in Europa e non solo, nel mondo, essere comunque il browser principale, quello da cui passa tutto, no? Tutte le nostre richieste di informazioni, la ricerca di siti, anche solo per andare al ristorante, per comprare un paio di scarpe e quant'altro, passi da Google direttamente, via, tutti quanti. Tutti googliani. Bene, insomma, non si riesce a sapere esattamente chi gestisce e come viene gestito gli algoritmi che stanno dietro al funzionamento di Google e di tutti i big data. Questo rimane un mistero. Io, per fare un paragone banale, La formula della Coca-Cola, forse non tutti sanno che adesso credo sia stata resa pubblica, ma fino a non tanti anni fa era depositata, mi pare a New York o comunque in America, anche se è nata, mi pare, dove ha fatto ad Atlanta. Coca-Cola è nata ad Atlanta, dove ha fatto le Olimpiadi. Era depositata in una cassetta di sicurezza ultra segreta, delle quali aveva la chiave il capo rabbino di New York. Formula segreta. Sappiamo la pervasività, appunto, l'essere virale, se vogliamo parlare in linguaggi informatici, della Coca-Cola. Ecco, lo stesso qui, non sappiamo, nessuno sa, tutti utilizziamo e nessuno sa.
Quindi bene così, ma l'importante è comunicarlo. Allora, ritorniamo a un po' con la scaletta che avevo. Quindi l'algoritmo è la base della teoria dell'informazione, poi sarebbe da espandere in maniera infinitesimale il discorso, implementarlo con tantissime altre informazioni, ma qui non è lo spazio adeguato e non vogliamo appesantirvi. Riporto solamente questo: il grande Galileo, il nostro, ripeto, grande scienziato e filosofo anche, Galileo diceva che l'universo è un grande libro scritto nella lingua della matematica, e il fatto che la matematica e la fisica nel senso di fisicità del mondo sia iscritto in formule appunto matematiche è qualcosa del quale non possiamo prescindere, e non ci meritiamo neanche forse. Ecco, questo Max Tegmark, professore di fisica del MIT, Massachusetts Institute of Technology, sostiene che la matematica non descrive semplicemente il cosmo, ma lo crea. Questo è molto inquietante, secondo me. Con la matematica, dice, abbiamo anticipato la scoperta delle onde radio, ed è tutto vero, di Nettuno, il pianeta, e del bosone di Higgs. Esattamente come con la relatività, la seconda legge della termodinamica, abbiamo, con Einstein, abbiamo dato comunque il via alle ricerche che hanno portato alla bomba atomica. Però con la relatività siamo arrivati sulla Luna, con la teoria della relatività, anzi, ancora prima, con la teoria della gravità di Isaac Newton. Quindi la scienza e le sue ricerche sono fondamentali, sono importantissime per andare avanti del genere umano, ma la tecnologia, cioè ciò che della scienza diventa strumento, è qualcosa di estremamente delicato, di estremamente profondo, perché dietro la scienza c'è sempre comunque questo, purtroppo mi sono fatto un esame all'università che ho studiato non so quanti libri, filosofia della scienza, cioè la scienza è una tesi applicata, ma di concetti, parliamo sempre di concetti. Adesso non andiamo a parlare di euristica, di filosofia della scienza, sono cose che non mi ricordo più neanche. Siamo alle 18:59, questo mi fa piacere che non vi ho detto niente, comunque mi piaceva comunque riportarvi un articolo che è tutto a latere, è tutto conseguente a questi discorsi qui, a quello che ci arriva poi oggi, quello che viviamo quotidianamente come persone, come essere, come individui. Anche se individui forse non lo siamo più. Ho detto una cosa bestiale? Non lo so. Noi crediamo con Facebook, questo palcoscenico del narcisismo bellissimo, questo bar di Facebook che secondo me fa un caffè schifoso, così per ridere. Io ci vado perché spero di poter parlare con qualche amico su Messenger, però non mi interessa veramente, perché non mi sta simpatico molto il signor Mark Zuckerberg, mi sembra uno zombie, è una marionetta molto pericolosa. Questo lo dico, lo dichiaro, anche se Sayus mi taglierà probabilmente questa censura, però mi farà questa censura, però ci tengo a dirlo, perché veramente è un gorgo infernale, come tanti altri social, sono gorghi infernali, mostruosi, pericolosissimi per i nostri giovani che non hanno gli strumenti per poter capire, per poter sperimentare, strumenti che sono, parlando in diretta così, senza presunzioni, strumenti appunto di cultura, di conoscenza, di sapere che potrei avere in piccola parte io, strumenti
tecnologici, tecnici di linguaggio macchina che ha il signor Stiles, cioè le due persone che in questo momento state ascoltando. Ecco, senza questi strumenti qui non si riescono a capire tante cose e si subisce solo. Come dice in quel video il signor Ugo Mattei, quando ti danno qualcosa gratis, attenzione ragazzi, tipo Facebook è gratis, WhatsApp è gratis, quindi benissimo, lo utilizziamo, meglio di così, arriva in tutto il mondo, Skype quasi gratis, ma quando ti danno qualcosa gratis vuol dire che la merce, cioè l'oggetto di interesse, sei tu sei un'unità che viene utilizzata per dei fini che non conosci e che non sai dove possono arrivare e quanto riescono a sapere e a profilarti come consumatore, ma non solo. Oggi con l'alibi, tra virgolette, è anche una cosa serissima, del terrorismo, ogni parola che noi pronunciamo viene analizzata e viene decrittata. E poi non dimentichiamo che c'è sempre, ormai non ne parla più nessuno, perché poi si è andata avanti. Comunque a me mi colpì molto questa immagine mitologica quasi del grande orecchio Echelon. Tutto viene ascoltato, tutto quello che diciamo viene decrittato. E c'è qualcosa che è veramente pericoloso, non certo quello che sto qui a dire io, ci mancherebbe. Ci mettono a ridere, guarda questo sciocchetto qui che cerca di dire cose e non le sa. È vero, non lo so, ma perché voi non mi permettete di conoscere, di sapere e di difendermi. Grazie, signori. Bene, detto questo, se siamo qui però un motivo c'è, siamo su una web radio e quello direi che forse la cosa da cui è partito il signor Sides, che l'ha messa in piedi, e tutti quelli che ci stanno dietro in questo piccolo grande network di web radio sono improntati a questo motto che molti di voi avranno letto, che trovate nella nostra enciclopedia libera Wikipedia. Immagina un mondo in cui ogni persona possa avere libero accesso all'intero patrimonio delle conoscenze umane. Questo è il nostro scopo, questa è la libertà delle reti, la democrazia delle reti, il motivo per cui siamo qui, però allo stesso tempo vogliamo anche sapere e conoscere i meccanismi per cui questa cosa non sia un paravento, non sia utilizzata per delle cose di cui io non sono consapevole. Io ho diritto, mi appello alla Convenzione di Ginevra, ai diritti umani. Come essere umano io voglio sapere se uso una cosa di uso comune, appunto, lo smartphone, che cosa ci sta dietro, chi utilizza i miei dati, per chi, per che cosa, a quali fini, e poi trovare il modo per poterci difendere da alcune patologie, poi, perché poi l'essere umano purtroppo debole e indifeso rimane vittima di se stesso, anche di se stesso, non sono solamente questi qui che sono il leviatano del male, cioè è il diavolo, la rete è il diavolo, no, assolutamente, infatti la rete appunto deve essere pensata così, come le parole che ho detto, cioè libero accesso all'intero patrimonio delle conoscenze, perché è Common Creative che utilizza anche la nostra radio, è un'opera di libero scambio di conoscenze, di informazioni, di musica. Queste sono le cose belle e importanti sulle quali puntare, però allo stesso tempo dobbiamo attrezzarci tutti quanti insieme, e chi può ci dia informazioni, intervenga, ci dia spinta in questo senso per migliorare questi aspetti misconosciuti delle reti, dei browser, di cosa ci sta dietro, dei big data. Ce n'è sempre da sapere.
Comunque, cercate di informarvi il più possibile, ci sono delle newsletter sulla digitalizzazione del mondo, diciamo, non solo dell'Italia, la Gcom, come ricordava Siles, e tante, tante. Prendete informazioni, leggete, leggete in quanto genitori, per esempio, di ragazzi che rimangono intrappolati da alcuni siti tremendi, la pedopornografia, ma la stessa proprio dipendenza dall'utilizzo di questi strumenti, che sono strumenti e come tali vanno presi, punto. Però poi invece non succede questo. E per avvalorare quello che sto dicendo, vi leggo, con questo magari forse mi taccio, anche se vorrei continuare tanto, perché la cosa la sento veramente, questa problematica qui, l'impatto sociale dell'informatica. Io nel 1986-87 feci un esame su questo e mi ricordo lessi, non perché per far vedere che ho letto qualcosa, però già allora c'era già chi faceva analisi sulla potenzialità della tecnologia che si stava sviluppando, perché comunque le reti c'erano già, internet già, era già attivo, e già allora, insomma, c'erano già delle prospettive di approfondimento molto, molto interessanti. Mi ricordo questo di Michel Foucault, quello che diceva, che ha detto, e tutti lo sappiamo, il sapere è potere, guarda caso. Microfisica del potere, di Michel Foucault, sono una serie di lezioni sue alla Sorbona, è un filosofo, antropologo e molto molto di più. Ne è morto negli anni 70, mi pare, o anche negli anni 80, non mi ricordo, un grandissimo studioso, una grandissima mente, secondo me. Quindi microfisica del potere, l'ordine del discorso. Questo ve lo consiglio, di Alessandro Baricco, Next, un piccolo libro sulla globalizzazione e sul mondo che verrà. È in maniera molto divulgativa e per tutti, interessante, ma anche La condizione postmoderna, rapporto sul potere di Jean-François Lyotard. E vabbè, non dico altro. Ecco, un articolo del 3/31/7/2018 sulla stampa, devo riportare giustamente chi, Mattia Feltri, il fondo pagina, buongiorno, che prima era di Massimo Gramellini, che adesso è passato al Corriere della Sera, direi un giovane, adesso non so veramente, comunque immagino, giovane giornalista, che ha scritto una cosa simpatica, interessante, per farvi capire appunto. Cioè le conclusioni a cui arriva per far capire appunto le deviazioni dell'utilizzo dei social, è veramente emblematica, è molto, molto semplice, arriva a tutti e fa capire quello che voglio dirvi. Eccoci qua ancora, scusate, mi spiace, insomma, dopo su YouTube da domani chi ci ascolterà non sentirà queste cose, questa interruzione è semplicissima perché questo è il bello della diretta, appunto, anche se siamo alla radio web, c'è sempre la diretta comunque. Allora, ecco, mi ricordavo questo articoletto di questo Mattia Feltri, dove appunto dunque sì, è un capogruppo del Consiglio Comunale di Genova, tale Alberto Campanella, dei Fratelli d'Italia, che non gli sta simpatica la signora Boldrini, che era Presidente della Camera e ora adesso deputato di LeU, e insomma gli dà questo in un tweet, quindi Twitter, utilizza Twitter, la chiama Boldracca, ma insomma, cosa un po' grave. Lei gli è arrivata questa cosa, ovviamente gli ha risposto e anzi l'ha denunciato, l'ha querelato, qualcosa del genere. E poi ricordo anche, per andare sulla politica nazionale, che poco tempo fa qualcuno di furbissimi che usano Twitter
si rammaricava che la mafia, e qui Radio Science su questo è veramente in prima linea, siamo in front end con il nostro Antimafia 2000 e quant'altro, è un po' il taglio trasversale e omnicomprensivo della nostra linea editoriale, la mafia avesse ucciso il Mattarella sbagliato, cioè quello che è il nostro Presidente della Repubblica, e invece Piersanti Mattarella è quello che è stato ucciso dalla mafia, purtroppo, negli lontano anni 90, adesso non ricordo esattamente. Cioè, una cosa mostruosa, insomma, ma non perché io voglio difendere il nostro Presidente della Repubblica, magari persona anche onorata, non lo so, non lo conosco di persona, non ci prendo il caffè, quindi non posso dire, però insomma, questa è una cosa gravissima. Però ecco, questo per dire che dietro all'utilizzo dei social ci si nasconde perché tanto, ma cioè, sei davanti a un personaggio, ma che ti frega, ma sì, la buttiamo lì, tanto non la vedrà, non ascolterà nessuno. Come? Cosa dici? Non è così, non funziona così. E infatti appunto sia questo che aveva dato della Boldracca alla signora Boldrini, al deputato Boldrini, e chi aveva appunto si rammaricava che la mafia non avesse ucciso Mattarella, gravissimo secondo me, ripeto. E poi infatti si è mossa la polizia postale, grande, che Dio ce l'abbia in gloria, la polizia postale che ci difende, la polizia postale delle telecomunicazioni, veramente io ne ho anche conosciuto qualcuno, sono bravissime persone che fanno un lavoro grandissimo anche nel sociale, anche loro stessi vanno nelle scuole a fare in modo che i ragazzi si difendano dai gorghi infernali dei social e di internet, e quindi veramente fanno un lavoro importantissimo, oltre che difenderci proprio a livello di legale di informazioni che vengono usate proprio dai magistrati dei GIP, dei giudici dei criminali e quant'altro, e anche perché ci aiutano contro le truffe su internet, insomma veramente è un corpo importantissimo che andrebbe ricordato più di una volta, perché avrà sempre più importanza, perché siamo sempre più dipendenti dalle reti e dalla tecnologia informatica. La utilizziamo per tutto e attraverso tutto. Ecco, però appunto le relazioni personali, come dice questo giornalista, presuppongono, sì, è così come dice lui, quel sacrosanto grado di ipocrisia, di buona educazione e di capacità di mondo che impediscono di dire quel che si pensa veramente, perché quante volte, ma non di cattive, però comunque, cioè, non puoi dire quello che pensi veramente, perché questo appunto lo fanno i folli, no? Che dicono tutto quello che gli passa per la testa. Noi, normodotati più o meno, ma io direi invece diversamente abili a gestire il proprio rapporto con il mondo mediato dalle reti dalla tecnologia, stiamo diventando tutti un po' così, quindi abbiamo un pizzico di follia, ce l'abbiamo tutti, e questa è la dimostrazione appunto. Che appunto utilizziamo i social per dire esattamente quello che ci passa per la testa, quindi anche sfregi, violenze verbali, strafottenze, di ogni ci si lascia andare, no? E invece appunto, cioè, nella normalità, nelle relazioni normali c'è qualcosa che ci blocca, no? qualche meccanismo anche di ipocrisia, se vogliamo, ma ipocrisia a fin di bene, che impongono di pensare a quel che si dice appunto, ma davanti al computer no, lì siamo noi nel senso di esseri animali, istintivi, violenti, tutte le peggiori inclinazioni dell'uomo vengono fuori, tutte, siamo noi. Se niente filtri, niente condizionamenti, niente ipocrisia. Il computer, infatti, come dice questo signore,
è una relazione senza l'altro, e ci tira fuori il distillato della nostra disastrosa purezza, istintività bestiale. Siamo più simili alle bestie. E allora io con questo finisco, perché sapete, io amo il mondo, e poci navigano nel mondo della poesia, ci vorrebbero più poeti, più poesia nel mondo. E allora vi lascio con questo ricordo, così, gli studi che tutti abbiamo in mente, che è questa cosa che fa dire il signor Dante Alighieri, adesso mi sfugge chi, comunque non ha importanza chi l'ha detto, l'importante è il contenuto. Fatti non foste a vivere come brutti, ma per seguir virtute e conoscenza. Quindi cerchiamo di essere migliori, cerchiamo di utilizzare i social e gli strumenti che abbiamo per migliorarci, non per abbruttirci. E questo è un invito a tutti quanti, me compreso. E con questo, signori miei che mi avete ascoltato, ragazzi, amici, io vi lascio, spero con un sorriso comunque sul labbra, perché comunque la democrazia delle reti ci permette anche questo, di comunicare, appunto, e quindi c'è tanto di positivo in tutto quello che ho detto e nella tecnologia, però dobbiamo attrezzarci al peggio. Quindi dobbiamo essere sempre pronti a prendere informazioni, ad approfondire, a difenderci e a valorizzarci per quello che siamo in quanto esseri umani, che cerchiamo tutti noi la bellezza, l'amicizia, lavorare, le cose più normali, no? Però non ci facciamo schiacciare da quello che, del quale possiamo anche fare a meno. Tutto qua. E quindi con questo io vi saluto, vi ringrazio tantissimo dell'attenzione dedicata e vi rimando a fra 15 giorni, forse, se volete, se qualcuno mi invita, approfondirò queste tematiche, oppure lo farò nel nostro New Magazine. Quindi per iscritto, quindi è una cosa che uno si legge, si va ad approfondire meglio. E niente, questo è quanto. Sicuramente presto ci sarà una puntata speciale dedicata a un autore che è anche un amico, però un autore di romanzi, che ci tengo tantissimo a farvi conoscere, che ha uno pseudonimo, è Virgilio Monadelfi. Virgilio di Dante, va bene? Monadelfi, di cui ho già in mano una diretta registrata, dove c'è uno scambio tra di noi, dove affrontiamo i suoi temi, che sono veramente particolari e interessanti, e lui è una persona di talento, lo giuro. Con questo, grazie mille, grazie Saius del tuo intervento, della tua presenza, della tua regia. E veramente un abbraccio a tutti, e fra 15 giorni senz'altro con la nostra trasmissione. Di che cosa stiamo parlando? Sono Mirko Cortini, Radio Science. Ciao al mondo, ciao.